Allora, facciamo il nostro cerchietto magico. Chiudiamo con una maglia bassissima. Una catenella e facciamo la prima maglia bassa. Quindi 1, in tutto sono 8 da lavorare, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tiriamo la codina e chiudiamo il circoletto. Con una maglia bassissima uniamo e completiamo il giro di maglie. Per passare al giro successivo, che è composto da 8 punti popcorn, lavoriamo 3 catenelle e 4 maglie alte nello stesso spazio. 1, 2, 3 e 4. Il punto popcorn è composto da 5 maglie alte che poi vengono riprese insieme. Dunque, in questo caso abbiamo la prima maglia alta che è sostituita dalle 3 catenelle. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Lasciamo l'asola dell'ultima maglia alta che abbiamo lavorato. Inseriamo l'uncinetto sulla terza catenella della prima maglia alta, riprendiamo la maglia in sospeso e la facciamo scorrere in modo da chiudere. Facendo un'ultima catenella, il punto è concluso. A questo punto dobbiamo fare 3 catenelle che dividono un popcorn dall'altro e ripetiamo di nuovo nella maglia bassa successiva, come in tutte le altre, 5 maglie alte da chiudere poi insieme per ottenere il punto popcorn. 1, 2, 3, 4, 5. Tre catenelle, un nuovo punto popcorn. Ecco qua, abbiamo completato le 5 maglie alte. Lasciamo, torniamo sulla prima, prendiamo la cappiolina e passiamola all'interno della prima maglia alta. Completiamo con una catenella. Ora lavoriamo le 3 catenelle divisorie tra un punto e l'altro e continuiamo per tutto il giro in questo modo.
Questo è l'ultimo punto popcorn che facciamo in questo giro. Lavoriamo le 5 maglie alte, 3, 4 e 5. Chiudiamo il punto come abbiamo fatto con tutti gli altri. Ora facciamo 3 catenelle e chiuderemo il giro prendendo l'inizio del primo punto popcorn lavorato e chiudendo con una maglia bassissima. Ecco qua. Questo è il primo giro a punto popcorn. Secondo giro dobbiamo lavorare 2 punti popcorn in ogni spazio tra un punto e l'altro, nelle 3 catenelle. Lavoriamo 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta, facciamo le altre 4. 1, 2, 3 e 4 che con le prime 3 catenelle formano le 5 maglie del punto popcorn. Allora prendiamo la testa, la terza catenella di testa e chiudiamo il nostro popcorn e lavoriamo 3 catenelle divisorie. Ora, sempre nello stesso spazio, lavoriamo un altro punto popcorn. Bene, ora di nuovo 3 catenelle e facciamo la nostra coppia di punto popcorn in ogni catenella che abbiamo lavorato nel giro precedente. Ricordate sempre di fare una catenella composta da 3 maglie tra ogni punto popcorn e l'altro. Ecco, continuiamo e facciamo tutto il giro fino ad arrivare alla fine. Ora manca l'ultimo punto popcorn prima di chiudere il giro. Quindi facciamo le nostre 5 maglie alte nello stesso spazio dell'altro punto. Lo chiudiamo facciamo le ultime 3 catenelle divisorie e le colleghiamo con un punto bassissimo all'inizio del giro
Ecco qua. Abbiamo il nostro secondo giro lavorato appunto popcorn e dovremmo avere 16 punti. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2 in ogni spazio del giro precedente. Ora continuiamo la nostra piastrellina con le maglie alte. E le mezze maglie alte. Allora, per fare l'angolo della nostra piastrella, dobbiamo lavorare in questo punto, nello primo spazio che ci troviamo del lavoro. Come abbiamo fatto prima, ci spostiamo con una maglia bassissima verso sinistra. A questo punto lavoriamo un gruppo di 3 maglie alte. Una, due, 3, la prima catenella che sostituisce la prima maglia alta. Poi facciamo le altre due, 1 e 2. Tra questo gruppo e il secondo che faremo sempre nello stesso spazio, lavoreremo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Di nuovo 3 maglie alte sempre nello stesso spazio e questo sarà il nostro angolo, il primo angolo di riferimento della piastrella. Quindi passiamo da una forma rotonda all'inizio di un quadrato. Per ottenere ciò, in questi 3 spazi lavoreremo me le mezze maglie alte perché vedete c'è la curva, quindi dobbiamo fare la maglia più bassa. Facciamo quindi 3 mezze maglie alte nei 3 spazi successivi. 2 e 3. Di nuovo gettato e lavorazione. 2 e 3, vedete come viene dritta? 1, 2 e 3. Ecco qua il primo lato della piastrella. Andiamo a lavorare l'angolo successivo, quindi torniamo a fare le maglie alte in questo angolo, ne facciamo 3, una, due e tre. Facciamo 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte sempre nello stesso spazio. Ecco il secondo angolo. Di nuovo nei 3 spazi successivi lavoriamo in ogni spazio 3 mezze maglie alte. Una, due e 3. Passiamo all'altro spazio. Una, 2 e 3. Al successivo di nuovo 1, 2 e 3 maglie basse. È il momento di fare l'altro angolo. 3 maglie alte. Catenelle e 3 maglie alte sempre nello stesso spazio per formare il nostro angolo della piastrella. Bene, di nuovo
tre gruppi di maglie basse, di maglie, di mezze maglie alte, scusatemi. Tre mezze maglie alte nei tre spazi. Di nuovo l'angolo. Ecco, vedete? Inizia a completarsi la piastrella quadrata. Quindi stando all'angolo facciamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte nello stesso spazio. Ora passiamo a fare gli ultimi tre gruppi di maglie, di mezze maglie alte, quindi 1, 2 e 3, e poi chiuderemo il giro. Ultimo gruppo, ecco qua, uniamo e chiudiamo il giro con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale che sostituiva la prima maglia alta. Ecco qua. Siamo passati da una forma circolare ad un quadrato, giocando con le altezze dei punti, ossia passando dalla maglia alta alla mezza maglia alta. Il giro successivo sarà composto unicamente da maglie alte, da gruppi di 3 maglie alte. Ora noi ci siamo uniti per chiudere il giro alla prima maglia alta che avevamo. Ora per a cominciare a lavorare l'angolo dobbiamo fare delle maglie bassissime che ci porteranno a raggiungere lo spazio delle 3 catenelle. Quindi facciamo di nuovo una maglia bassissima, ne facciamo un'altra nella prima catenella di divisione. Tra un gruppo e l'altro, vedete? Ci spostiamo insomma con il lavoro. Ora facciamo le prime 3 maglie alte. Allora, naturalmente la prima maglia sarà sostituita da 3 catenelle. Facciamo le altre 2 maglie alte, una e due. 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte per la lavorazione d'angolo. Una, due e tre. A questo punto, in ogni spazio tra un gruppo di mezze maglie alte e l'altro, lavoreremo un gruppo di 3 maglie alte. Spazio. Spazio successivo.
Di nuovo. Una, due e tre. Angolo, quindi un gruppo di due gruppi di tre maglie alte nello stesso spazio, divise da 3 catenelle. Allora 3, 1, 2 e 3, di nuovo il secondo gruppo. 1, 2, 3. Abbiamo completato il secondo angolo. Continuiamo in questo modo lavorando 3 gruppi di maglie alte in ogni spazio del giro precedente e un doppio gruppo nelle zone d'angolo. Ecco, ultimato l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, ci uniamo per completare il giro alla prima maglia lavorata composta da 3 catenelle. Il prossimo giro sarà lavorato allo stesso identico modo. Quindi rifacciamo i nostri passaggi a maglia bassissima per spostarci all'inizio del giro e ripetiamo. 1, 2, 3 catenelle come prima maglia alta, altre 2. Maglie alte nello stesso spazio per l'angolo. Tre maglie alte in ogni spazio tra un gruppo e l'altro del giro sottostante. Bene, continuiamo e ci vediamo alla fine del giro. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima. E iniziamo a lavorare l'ultimo giro della piastrella. Come abbiamo fatto negli altri giri, facciamo le maglie bassissime per spostarci verso la zona d'angolo. Una, due e tre. In questo giro dobbiamo lavorare tutte maglie alte. Facciamo una piccola cornice. Nella zona d'angolo lavoriamo 2 maglie alte, che in questo caso sempre la prima sostituita dalle 3 catenelle. Facciamo 2 catenelle divisorie e un altro gruppo di 2 maglie alte. Il giro a maglie alte in questo modo. 1, 2 e 3, altre 2 sopra il gruppo di 3 maglie alte precedenti e una nello spazio. E adesso facciamo i due gruppi di maglie alte, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte.
Abbiamo fatto l'angolo e ripartiamo con il lavorando tutte le maglie. Ecco, continuiamo in questo modo fino a completare il giro. Ecco qua, abbiamo fatto tutti i nostri punti alti per completare il giro. Ora non dobbiamo far altro che chiudere con la nostra consueta maglia bassissima. E poi tagliare il filo. Ecco qua. La piastrella è finita. Questa è stata lavorata con della lana ed un uncinetto 4. E diciamo è abbastanza consistente. Naturalmente questo tipo di piastrella potrà essere lavorato anche in cotone con filati più grandi o più sottili. Questo sempre in base a quello che avete intenzione di creare. Potete fare una bellissima copertina da neonato lavorando tante piastrelle anche in diversi colori e unendole. Oppure potete fare una piastrella gigante, come per esempio per decorare un cuscino, continuando a lavorare con i gruppi di 3 maglie e man mano che vi allargate, una volta raggiunta la misura che desiderate, finire con la cornice a maglia alta. E questo poi sta nella vostra fantasia giostrare. Bene, abbiamo terminato. E vi auguro buon lavoro e alla prossima. Ciao da Lilla.